Bravo. Bravo. Bravo, Vincenzo. Vai Galli. Chi l'ha fatto? Dopo lo scendiamo, lo chiudiamo sul lombo. Vai. Chiarali. Come tiralo però? Chi ha se la tira di sinistra? E gol! Angeli! Angeli! Fabio, ha fatto la partita! Per te! Angeli! Non te la Camarasta! Giocava con il Camaiore! Sul dischetto! Raggianti! Allora, Jonathan Gori, allenatore del Lucca Calcio, una vittoria sofferta alla fine, un inizio traballante, poi recupero nella ripresa. No, la partita è andata così, il primo tempo, diciamo, la prima mezz'ora male, purtroppo abbiamo preso due gol simili per disattenzioni, poi dopo siamo venuti fuori, potevamo aver già pareggiato il primo tempo. Poi insomma il secondo tempo abbiamo fatto un pochino meglio, loro forse sono un pochino calati e siamo andati sul 5-3. Poi è chiaro che in fondo se noi molliamo qualcosina si rischia di prendere gol e dopo di tirare tutto all'aria. Il lavoro fatto perché insomma non era facile recuperare da 2-0 dopo 10 minuti, un quarto d'ora, con una squadra come il Pian di Concastiava che comunque soprattutto nel reparto offensivo ha degli elementi di valore. Questo è. La vittoria è dedicata particolarmente. Certo, quella della vittoria di oggi ci tenevamo tanto perché era, diciamo che era un test importante per noi, no? Dopo la vittoria domenica scorsa e poi perché in settimana è morto un dirigente, è venuto a mancare Giulio Della Vidia, che è un dirigente che insomma era 20 anni che era nel Lucca Calcio e quindi ci tenevamo in particolar modo a vincere questa partita. Perfetto, ti ringraziamo e in bocca al lupo. Grazie. Davide Ricci, allenatore del Pian di Conca, una buona partenza, subito un vantaggio 2-0.
poi che è successo? Va bene, non è successo che probabilmente siamo andati in vantaggio, ma non proprio meritatamente. Ci siamo trovati sopra i due gol, però la partita era abbastanza equilibrata. E fatto sta che insomma dopo loro l'hanno riaperta col 2-1, poi abbiamo fatto noi il 3-1, è stata abbastanza roccambolesca. E vabbè, ci può stare, loro sono una squadra attrezzata per vincere il campionato, noi no. Che va bene così, prendiamo quello che di buono ci ha dato, che sono gol, e cercheremo di migliorare nella fase difensiva. Questa è importante. Eh sì, perché 4 gol, 5 gol sono un po' troppi, di cui un paio regalati, questo sì che è da migliorare sicuramente, il risultato ci poteva stare. Però nel finale il Pianicocca ha rischiato addirittura il pareggio. Sì, no, ma quello i ragazzi giocano sempre per un risultato, che è la vittoria, e nonostante tutto non si sono demoralizzati, hanno avuto un passaggio a vuoto di un quarto d'ora, 20 minuti, però poi cioè, hanno rimessa e la volevano pareggiare. Se si fosse pareggiato non si sarebbe rubato niente. Perfetto, ti ringraziamo e in bocca al lupo. Grazie a te. Ciao.